perché riempire questa stanza non è mai facilissimo, il fatto che è piena, c'è ancora in tanti seduti attenti ad ascoltare, significa che la proposta di riflessione di oggi, questa giornata così importante a livello internazionale, sta costruita bene. La seconda considerazione, ringraziando i relatori, mi scuso che ho potuto ascoltare solamente due relazioni, e mi pare che sia dato uno spaccato molto ben fatto, quindi un complimento per la dottoressa Silvestri che ha organizzato l'incontro su quello che la società lombarda, milanese in particolar modo, ma lombarda nel suo complesso, ha già fatto su questo tema. Stego a sottolinearlo perché oggi giustamente siamo bombardati di dati e la giornata mondiale dell'alimentazione sulla fauna del mondo, sul problema dell'accesso al cibo, sulle contraddizioni anche nelle società urbane, come ricordava il direttore del Banco Alimentare, perché il problema del cibo sano, dell'accesso al cibo, della mancanza di cibo non è un problema solamente del terzo e del quarto mondo, è un problema quotidiano di casa nostra che riguarda anche vicino di casa, una contraddizione se vogliamo per le società urbane evolute, l'eccesso di cibo da una parte, con problemi di carattere sanitario, la mancanza di cibo, magari nella stanza in parte. Oggi siamo bombardati di dati, ma non siamo allo zero, quindi è anche un dato di positività. Qua, se volete, per tradizione culturale, per una diciamo, società civile, non profit in particolar modo particolarmente attento e propositivo, con una capacità istituzionale di recepire le istanze anche della società civile, per la grande dialettica tradizionale, capacità di lavorare a rete, a sistema, sul tema oggetto della discussione di oggi tanto si è fatto, certamente rimane tanto da fare, i problemi sono evidenti, però insomma possiamo dire con orgoglio che la modalità, non uso la parola modello perché si è un po' abusata, la modalità lombarda, milanese di affrontare il tema del cibo oggi lo ha riportato al centro d'attenzione anche politico istituzionale, in modo anche positivo con i risultati empirici oggettivi che sono in vedere. E poi in qualche modo rappresentare oggi in un quadro mondiale comunque ancora negativo un elemento di positività e di fiducia nel suo futuro. E poi c'è una terza e ultima impressione che richiederà un po' più di tempo, consentitemelo, sul titolo di oggi, cioè l'educazione agroalimentare, cioè un tema educativo come proposta anche di policy politica per affrontare il tema dell'accesso al cibo, della mancanza di cibo, dello spreco in particolar modo. E questo mi pare il tema, la chiave di lettura oggi è molto interessante, che coinvolge molto di più, responsabilizza molto di più chiaramente chi può avere funzioni di politica educativa. In primis chiaramente la scuola, che è la funzione educativa principale, ci mancherebbe altro, ma il compito di educare non è soltanto il compito della scuola, anche l'istruzione, posso dare un contributo in tal senso. Perché questa chiave di lettura? Perché per quanto così la riflessione che faccio io, lo spreco alimentare ha tre elementi molto, molto marcati. Il primo, tre momenti. Il primo, ancora nel momento agricolo, perché diciamo, l'industrializzazione dell'attività agricola anche in Lombardia, specialmente in una regione con un'agricoltura molto intensiva e vocata all'export, ha portato, specialmente nei decenni passati, a produrre molto di più rispetto alla domanda. Avere una produzione agricola slegata da quella che è la domanda di cibo. Conseguenze, l'eccesso delle derrate, crolli dei prezzi della materia prima. Adesso non voglio entrare in riflessioni di politica agricola, ma vi do soltanto elementi, la crisi del latte, la crisi del mais ad esempio, che è una produzione agricola fondamentale per l'agroindustria lombarda, oggi è fortissima crisi produttiva di prezzo, perché purtroppo negli anni passati abbiamo fatto scelte sbagliate, diventano commodity, quando il cibo diventa commodity perde valore, anche economico, anche etico, ma anche economico, quindi si impoveriscono appunto le filiere. C'è il tema della mercificazione del cibo, che è conseguente anche al primo ragionamento, l'industria dell'esportazione agricola ha portato a diventare, ha portato a perdono il tipo di valore anche identitario al cibo, gli ha perso sapore, gli ha perso costumi, gli ha perso usanze, ricette, ormai nutrisse Milano in molti casi come nutrisse un'altra città, un'altra metropoli, il cibo è diventato indifferenziato, si perdono anche i riflessi identitari del cibo a causa di quell'eccesso diciamo di industrializzazione. E poi c'è il tema, lo sentivo dire anche prima, della
scarso valore attribuito appunto al cibo. Tendenzialmente oggi, capita anche nell'esperienza quotidiana di noi, si ha meno problemi a buttare via l'avanzo del cibo che altre cose come vestito piuttosto che altri oggetti anche sul petto, cioè riconosci meno valore al cibo piuttosto che altri oggetti. Sono tre elementi, tre momenti, non sono gli unici, ma che vi voglio rivedere questa riflessione che volevo condividere con noi, qualificano il senso dello spreco, con impatti economici, ecologici, culturali, etici, che sicuramente hanno forse meglio di me chi è venuto prima, che non voglio ripetere, enormi per tutta la filiera. Allora, perché l'educazione alimentare può essere un aspetto importante? Perché può diventare quel momento che vi voglio rivedere, crea gli anticorpi, crea, diciamo, una prevenzione a considerare il cibo con quella poca valenza, con quel poco valore che purtroppo oggi la società moderna tende a riconoscere. Quindi riportare una centralità al momento in cui si ciba, in cui si nutre, dandogli un'importanza sociale e anche identitaria, se volete, anche diversa da quello che sono abituati a dare oggi nella società moderna. E in termini pratici e concreti, gli enti pubblici, io sono convinto che l'ente pubblico oggi, nella stessa dimensione, regione, città, capoluoghi di provincia, non possono mettere al centro la propria azione programmatoria le politiche sul cibo. Devono farlo, perché sono tanti gli svolti nella vita quotidiana delle città che ti riportano alla centralità del cibo. Ci voglio dire una, che magari avete detto prima, è sfuggita nel pezzo di convegno che ho ascoltato, i dipendenti sanitari. Poi ci sono andato a vedere la caratterizzazione, diciamo, geografica di alcune malattie legate alla non corretta alimentazione, diabete tipo 2 o altre malattie, l'obesità, le malattie collegate appunto all'alimentazione. Questo tipo di malattie hanno una particolare incidenza nelle aree urbane, più che nelle aree periferiche, più che in campagna o in montagna. Sono dati molto interessanti che hanno portato qualche anno fa le più importanti città del mondo, incluso anche Roma, che Milano, a fondare l'associazione delle città che promuovono salute, proprio mettendo al centro di un'impostazione politica, di programmazione politica, appunto le politiche alimentari. Perché purtroppo la non corretta alimentazione, lo sapete benissimo, ha incidenze in termini della salute, specialmente nelle aree urbane, dove si concentrano anche altri fattori, inquinamento, sedentarietà, insieme alla non corretta alimentazione, provocano poi il mix esplosivo che genera queste malattie, che sono il vero problema della sanità pubblica, la crescita della cronicità, e che comporta un'esplosione della domanda sanitaria e del costo, appunto, che poi la pubblica amministrazione sanitaria deve sostenere. Quindi il tema della food policy non può non essere al centro delle politiche delle pubbliche amministrazioni. Bisogna dire con chiarezza, con forza oggi, partendo dall'esperienza lombarda milanese, come messaggio a tutte le, appunto, pubbliche amministrazioni: pagheremo le conseguenze in futuro, non soltanto in termini etici, che è già un tema importante, ma anche in termini sanitari e di costo per la pubblica amministrazione. E che fare su questo? Prima, credo che la stessa Silvestre ha raccontato un po' di azioni della Regione Lombardia, non voglio ripeterle, parlo solo per slogan, ma secondo me un dei principi molto importanti diventa anche il momento educativo dentro la scuola, dentro la mensa, che devono migliorare notevolmente i termini di qualità anche del cibo che si dà, che devono diventare un momento anche di educazione sull'importanza del cibo, che devono diventare un momento di educazione della stagionalità del cibo. Bene, la frutta la devono nelle scuole, leghiamo alla stagionalità per imparare a conoscere anche i prodotti del territorio. Più mensa, chilometro zero, vuol dire anche risparmio ecologico, un potenziamento anche delle filiere sul territorio, un mantenimento dell'attività agricola sul territorio anche in ambito urbano. A Milano sono importanti esperienze in tal senso, ma che non devono essere sole, che ha un significato importante anche per la conoscenza del cibo, come lo si produce e del valore anche che c'è dietro, per produrlo. Quindi non soltanto un momento di riflessione di qualità, ma un momento anche di educazione culturale al cibo, all'attività che lo produce. Questo penso sia un tema molto importante. Noi, tra le altre iniziative che faremo nei prossimi mesi, sarà quello anche di promuovere, come vado verso la chiusura, un osservatorio regionale sulle mense, perché vogliamo, ci vediamo in questo anche un importante strumento di politica agricola, vogliamo interessarci sulla qualità, sull'esperienza,
le migliori pratiche sul modo di gestire l'educazione pubblica in Lombardia, specialmente nell'ambito scolastico, per cercare di aiutare, sensibilizzare, stimolare quelle che possono essere le migliori pratiche per raggiungere questi obiettivi, perché io credo appunto fondamentali. Tutto questo, ma ci sarebbe anche altro, ma il capo di insegnamento professor che sia al massimo adesso, quindi chiudo, da fare, da continuare a fare, da continuare a implementare in una logica di sistema. E questo tema qua, questo è molto importante, non lo risolvi con una delibera, non lo affronti con una legge, per quanto abbiamo fatto legge interessanti, se siamo qua oggi, c'è la consulta per il diritto al ciclo Lombardia, in seguito una legge voluta in occasione di Po per cercare di cementificare, di consolidare quell'esperienza lì, uno dei più valori importanti, quella grande esperienza mondiale in Lombardia, con una legge che desse degli effetti a lungo periodo, ma ciò che ti consente gradualmente di migliorare in tal senso è l'approccio del sistema di rete, che poi la modalità milanese lombarda oggi raccontata ha dimostrato, che penso sia quella possa portarsi lontano. Grazie, buona giornata a tutti.